Sono Graziano Mesina. Sono stato arrestato e addosso mi hanno trovato prove schiaccianti dei sequestri di Campus e di Petretto. Liberateli. Non uccideteli e lasciateli e i vostri nomi non saranno mai svelati. Fatelo anche per me. È l'appello del bandito alla sua banda. Il giorno dopo la cattura avvenuta martedì sera. Era diventato un mito, quasi una leggenda. Ora è qui, ammanettato e inoffensivo. Ha perso la sua baldanza, la valentia, come si dice in dialetto. Voi avevate preparato delle accoglienze speciali? No, accoglienze speciali no. Abbiamo atteso Messina, naturalmente, siccome c'era molto folle ieri sera, perché la notizia si è sparsa fulmineamente in tutta la Sardegna. Improvvisamente, dopo la cattura e la perquisizione, la verità. Messina è uno come gli altri. Continui, continui, tutto, scarichi i 120. Perdona, la mano, desidera più che si mette la mano. Primi piani, primi dettagli, dettagli, occhi, tutto. Veramente. Ed ecco il numero uno del banditismo sardo in catena. Sembrava inafferrabile. Ad un giornalista che qualche mese fa lo aveva avvicinato, disse: ho imparato a correre ed essere più svelto di chi insegue. La corsa è finita. Continui, Pontillo, continui. Tu sai benissimo, e cioè lo hai scoperto con la tua esperienza, sulla tua pelle, che non avevi altre alternative, o la Costituzione, o la cattura, o morire in conflitto. Sì. Sei convinto di questo? Sì, di questo sono convinto. Cioè terminare molto questo presto. Questo lo sapevo da prima. Lo sapevi da prima? Sì. Ora tu hai fatto la tua esperienza. Sei qui e mi pare che vai incontro ad una punizione, a un sì, carcere. Questo. E sono rassegnato a questa punizione. Ecco. Se tu ti dovessi rivolgere a quelli che oggi sequestrano Petretto, Campus, Morales, a quelli di 26, 35 anni, ai giovani tuoi coetanei che oggi battono la macchia, tu che parole diresti? Di fare un mestiere indifferente, di non prendere, di non rischiare a fare queste cose. Perché non c'è si diventa banditi? Silenzio. Basta. Di reagire in un'altra maniera, un lavoro, tutto questo, di spostarsi sempre anche dagli ambienti che non vanno. Basta. Sono davanti alla questura di Nuoro, come vedete c'è molta gente, molta folla. Graziano Mesina è al primo piano di questo edificio, è stato interrogato stamattina per la prima volta dal procuratore della Repubblica di Nuoro.